Questo video parla un po' di fatti miei personali, alcuni già li conoscono, ma può tornare tanto, tanto utile a tutti voi. Io mi riferisco ad un argomento molto particolare, ispirato un po' da una serie di persone a cui tra l'altro ho chiesto anche il consenso di fare questo video, perché per quanto io rimanga generico, a volte sapete quelle cose dove dico: non è che penserà che l'ho tratto nello specifico da te, da lei, dall'altra persona. Ebbene, più di una persona mi ha detto sì, fallo perché potrebbe essere un argomento interessante. Persone che si sono rivolte a me con un particolare programma. Mi sento in colpa di avere alle spalle o nel presente una necessità, una situazione dove ho più uomini o più donne in contemporanea. Io ho un marito, una moglie. Ho due, tre figli, un figlio, quello che è, però non riesco a fare a meno di avere un partner amante, chiamiamolo così, di lato. Questo non vuole essere un video di elogio alla poligamia, assolutamente, nemmeno una sponsorizzazione di questo, ma vi voglio far capire due, tre cosine interessanti, così chi ha vissuto una memoria del genere ci pensa due volte prima di sentirsi in colpa. Tutto questo, ovviamente, dopo la sigla. Come ho detto all'inizio, vi ho detto vi racconto un fatto personale, ma prima di questo vi devo spiegare un particolare. Ogni volta che prendiamo una donna, posso parlare di un uomo, ma facciamo un esempio che segue il filone logico che può appartenere a una donna, che non si sente soddisfatta, quindi ha una relazione fredda, anche momentaneamente parlando, vuoi perché è in un lavoro che le richiede tanta attenzione, vuoi perché il marito guarda più la partita di calcio che lei e i figli, e vi dice, ogni volta che si trova in questo caso, in questa situazione diventa nociva. Uno dice, sì, ma non si può tradire, dobbiamo portare un miglioramento alla coppia, sono d'accordo, però sapete quelle situazioni dove per quanto una ci prova, a breve quantomeno non c'è un grande cambiamento. Noi dobbiamo pensare da un punto di vista biologico cosa accade. Sta di fatto che ci sono persone che hanno alle spalle un forte dolore di abbandono, separazione dei propri genitori, nonne per esempio che hanno vissuto un'infanzia dove la mamma, il papà o chi altri è morto prematuramente. Queste memorie pesano sul nostro vissuto attuale e si risvegliano di tanto in tanto a nostra insaputa. Cosa accade? Accade che la soluzione c'è, dice la parte inconscia, che ragiona solo quasi come un computer, quindi non si fa tutte le pipe mentali della morale e quant'altro. Dice: dov'era la mamma di tua nonna quando lei morì? Ma la mia nonna era in casa con chi l'assistiva, cioè i familiari, vi dicendo, e che cercavano anche di fare del loro meglio, pur avendo mille impegni. Sì, ma dove era la nonna? Era dall'altra parte, quindi l'aldilà, diciamo così. L'altra parte, che può coincidere anche con una forma di emigrazione, tipo i genitori tuoi vivevano in Germania e tu eri piccolina e te ne stavi nella tua casa con i nonni, per esempio. Cosa succede? Che questo dall'altra parte genera discendenti che hanno una predisposizione ad avere relazioni, per esempio a distanza, tipo la classica chat dove l'altra persona vive a 400 km di distanza, per fare un esempio, oppure avere relazioni con un partner esterno al nido. Perché? Perché il desiderio inconscio della tua ava nonna era quello di andare dall'altra parte e recuperare il calore della madre. Quindi cosa fai? Tu hai una strategia, ma non te ne rendi conto, che è quella di trovarti dall'altra parte un uomo o una donna che sia che ti dà il calore che in questo momento il tuo partner che sia non ti sta dando. In un certo senso c'è una forma di riparazione. Cosa accade quindi? Che nella stragrande maggioranza dei casi ci facciamo le pipe mentali, perché c'è di mezzo un tradimento nei confronti del partner, nei confronti dei figli, ma soprattutto un tradimento nei confronti della morale che non è quella attuale, è quella storica che fa parte del nostro DNA. A fronte di tutto questo, ci sono situazioni che io vedo dove delle donne, degli uomini criticano
la cosiddetta poligamia, chiamiamola così per un attimo, degli altri. Ma non si rendono conto che tutto ciò che esce dalla nostra bocca sotto forma di giudizio e critica non è altro che un qualcosa che appartiene a noi direttamente. Magari non è una cosa che noi faremmo, quantomeno a livello cosciente, nel nostro vissuto, ma appartiene a un qualcosa che ha fatto il nonno, che ha fatto la nonna, un desiderio inconscio. Il classico è tua mamma, faccio un esempio, poco prima di concepirti aveva un fidanzato, questo la rifiuta o viceversa, subito dopo entra in scena quello che poi diventerà tuo papà. Dopo 2 mesi rimane incinta di te con quello che è tuo papà. Troppo veloce il passaggio. La donna ha due partners, ha capito che il secondo è quello con cui potrà generare vita. La mia vita, dice tra l'altro questa oggi adulta, figlia di quell'epoca che fu. Quindi già questo fatto può generare una soluzione, si dice soluzione al conflitto originale del risentito del genitore, ma che non capisce a livello cosciente. Ricordate cosa dico spesso? Tutto ciò che non viene capito a livello cosciente, non ti meravigliare se determinerà un destino, bla 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 bla. Jung, grande Jung. Però vi voglio, come avevo accennato all'inizio, parlare un po' di me. Vi voglio parlare un po' di me per farvi capire come i miei discendenti potrebbero trovare una soluzione ad avere più amanti, più partners nel momento in cui, o lavorare su più aziende, perché non l'ho specificato questo, tipo lavorare anche per la concorrenza rispetto all'azienda in cui ti trovi ora. E capire che tutto questo nasce da un qualcosa che ha una sua logica. Avevo circa 19 anni, un fatto che ho già raccontato in più video, ogni tanto lo racconto anche durante le mie sessioni, durante i miei incontri nelle varie città, e morì proprio il giorno dell'anniversario di un anno quella che era all'epoca la mia ex fidanzata. Un trauma durato, ve lo dico e lo ripeto, 2 anni, ma di un dolore che io dico sempre, da strapparti le budella. Chi ha avuto esperienze del genere sa di cosa sto parlando. Ad un tratto, dopo 2 anni, conobbi quella che poi è diventata la mia ex moglie, con la quale ero innamoratissimo, va detto. E ho trovato la mia soluzione, ero rinato, si dice. Bene, fino a qui tutto ok. Però immaginate che passano i decenni, passano gli anni e l'inconscio fa una lettura di quello in un modo molto particolare. Mentre la coscienza divide i fatti, quindi scagliona bene il passaggio degli eventi, quindi dice prima c'era quella persona, poi c'è stata l'altra. L'inconscio li assembla tutti assieme e dice: ma scusa un attimo, ma mettiamoli assieme. Se tu avessi avuto la tua ex moglie, per assurdo, già assieme all'epoca che fu, in quella che fu quell'epoca di lutto, già assieme alla tua ex fidanzata, e quando questa morì o ti abbandonò e vi dice, insomma, quando accadde il fatto, la potevi rimpiazzare subito, saresti stato felicissimo. Così ragiona l'inconscio. Questo schema è associato al numero 7. Il numero 7 prevede la direzione, che a volte può essere multipla, due partners, due paesi su cui lavorerai, in cui lavorerai, due aziende, milioni di cose. Cosa accade? Che i discendenti, avendo questa informazione a livello inconscio, che è completamente diversa dall'informazione cosciente, troveranno, a volte accade, altre volte no, dipende un po' da una serie di fattori specifici, una soluzione nel trovare una partner che vive come amante, ipotesi, nello stesso periodo in cui tu, i miei discendenti, o i vostri che siano, hanno già una moglie, un marito e via dicendo. Sapete, il mio non è un invito a farvi l'amante, ma è un invito, uno, a giudicare meno gli altri perché ci fanno da specchio e stanno raccontando un fatto che forse ti appartiene, ma che qualcuno ha tenuto a tacere nella vostra famiglia o semplicemente non è stato letto bene. Un'altra cosa è invece l'inconscio.
L'inconscio è come un computer, dice, io ragiono in un modo diverso da voi. Peccato è che questo inconscio è il 95-98%, chi lo sa, di tutta la nostra realtà. Il resto, la coscienza, è una briciola. La coscienza si fa tante pipe mentali che l'inconscio non si fa. Dice, io sono una macchina, così creo questa realtà. Bene, io sono sicuro che questo video, per quanto possa essere apprezzato o meno, parla di ognuno di noi. Parla della nostra storia, vi può aiutare a comprendere un po' di più che in fondo la felicità la si può trovare davanti a noi senza cercarla altrove. Tutto sta nel riuscire a capire come siamo fatti. Questo è il mio obiettivo di vita, questa è la mia missione di vita, aiutare gli altri a capire di più come trovare, riconoscere meglio la propria felicità. Come sempre, il link sopra e sotto per chi mi segue invece da YouTube, per fissare un incontro con me. Un grandissimo abbraccio, al prossimo video da fabionezzac.net.